Faccio seguito alla mia querela che ho ieri ratificato alla Procura di Pesaro, perché dove sono domiciliato, provenienti alle minacce che ho ricevuto anche qui nella capitale italiana della cultura, alla mancata protezione scorta che mi è stata negata dalla prefettura e così che anche l'interessamento del dirigente della Digos, che invece mi aveva illuso che stessero portando avanti indagini e accertamenti. Noi ci siamo stancati, siamo come vedete sempre qui in ospedale a fare le nostre cure relative al tumore che abbiamo entrambi. Noi siamo stanchi e per questo, come avevo già detto più volte, passeremo alla richiesta di risarcimento danni, che sono innumerevoli e poi partono tutti e poggiano prevalentemente sulla mancati e sui lesi i nostri diritti costituzionali di libertà, democrazia, eguaglianza, vita pacifica, salute e della personalità, i diritti di personalità che non possono essere dimenticati e che al di là del tempo che cercano di far scadere non va bene. Io formalmente accuso il capo dello Stato e le autorità giuridiche di favoreggiamento alla mafia, perché l'organizzazione che abbiamo presentato, molto vasta, numerosa e ben dettagliata, con gravissimi reati sulle spalle, non è stata nemmeno ancora avvicinata. Non è uscito un avviso di garanzia, non è stato fatto un interrogatorio, non è stata svolta un'indagine preliminare, almeno a mia conoscenza, e le ho richieste dove pensavo che ci fossero. Qui tutti cercano di archiviare, di negare, di fare. La realtà è un'altra. Loro che favoriscono la mafia ormai da tanto tempo, che hanno tralasciato le giuste richieste di verità e giustizia della famiglia Borsellino, della famiglia Falcone, dalla Chiesa e chi più ne ha più ne metta. Sono molti gli eroi che abbiamo avuto, che avevano dignità, rettitudine, amore per la patria, che sono stati traditi da questo governo che nasce mafioso, con la Democrazia Cristiana alle prime elezioni della Repubblica Italiana, che è continuato ad essere mafioso fino ad oggi. E noi tutti italiani siamo abituati a vivere e a comportarci da mafiosi, perché chiediamo le raccomandazioni, perché chiediamo per favore quello che invece ci è dovuto di diritto, quel diritto che stanno calpestando insieme quindi alla sua fonte, che è la Costituzione, insieme a tutto quell'ordinamento giuridico che ne deriva, che ci fa onore sin dal tempo dell'antica Roma, quindi l'antico diritto romano su cui hanno poggiato tantissimi ordinamenti giuridici di tutto il mondo. Noi invece sembra che ormai ce ne siamo dimenticati, sembra che ormai noi di giustizia non sappiamo più nulla. Sappiamo solo che ogni governo che si sussegue, decreto su decreto, cambia leggi, regolamenti, procedure, illude la gente di fare delle cose che sono invece fuori legge e invece gliele propone come se fossero di legge. Io questa volta invece non mi fermerò, andrò avanti determinato, senza nulla da perdere. Primo, perché forse nel frattempo sarò morto per la mia malattia. Secondo, perché veramente non ho nulla da perdere per la rettitudine in cui ha vissuto la nostra famiglia, la mia Corbelli, sin dall'antichità, da quando è nata. Quindi a me queste persone fanno soltanto tanto, come si dice, dispiacere, sì, sono indignato perché sono dei poveracci, sono dei vigliacchi, delle carogne, sono persone che agiscono proprio a favorire la mafia e non le persone per bene. Perché oggi le persone per bene che denunciano certi fatti o sono prese per pazze o sono trattate come se fossero loro i delinquenti e quindi anche inquisiti e indagati. Troppe me ne hanno fatti di raggi X e troppe me ne hanno dette di cose, ma sanno benissimo che con me non avranno nulla da che sapere. Anzi, al contrario, io ho una querela che ho presentato ed un esposto alla Procura di Roma che ancora attendo risposta, ma io lì denunciavo proprio tutte quelle persone che facevano parte a reti massoniche, a reti mafiose, a reti che facevano collusione tra banche, affari dove io ero manager e politica.
stupri. Ecco, tutte queste persone io le ho denunciate per fatti che ben conosco. Allora, che cosa dobbiamo fare? Mi volete arrestare? Mi volete zittire? O dobbiamo andare avanti? Caro Presidente Mattarella, io vado avanti e lei è una persona che veramente favoreggia la mafia e questa è una cosa veramente bruttissima. Lei ha un fratello che è morto per mafia, per mano mafiosa. Ma lei come si sente nei confronti delle famiglie Borsellino, Falcone? Come si sente di fronte a queste persone? Perché se io le denuncio dei nomi di persone, delle reti mafiose importanti e nuove, lei fa finta di non sentirle? Perché? Cosa c'è dietro? Favoreggiamento? O è semplice ostacolo alla giustizia? O è negligenza intenzionale? Che cos'è? Me lo faccia sapere, che io comunque continuerò a tenere informati i miei spettatori finché la libera informazione potrà circolare in questo paese. Va bene? Quindi vi aspetto a tutti, continuate a seguirle queste storie perché ve le verrò a raccontare di persona. Infatti sto organizzando una tournée prima di quella mia teatrale dove possa incontrare in vari luoghi e in vari posti italiani, quindi località, le toccherò un po' tutte, un po' sul modello Beppe Grillo, dove verrò a dirvi di persona come stanno realmente le cose e non come ve le mostrano sulla RAI, sulle reti, in televisione. No, no, vi dirò i fatti realmente come sono, sia sul campo della violenza sulle donne, sia della violenza domestica, di genere, la violenza di tutti i modi, e sia sulla mafia. Ma ve le dirò con le carte bollate, con gli esposti e le querele fatte, con i nomi e cognomi dei personaggi giuridici che fino ad oggi hanno mancato, e tra questi ultimo governo assolutamente il ministro Nordio e il ministro Piantedosi. Comunque vi saluto a tutti e spero vogliate continuare a seguirmi. Un abbraccio, a presto.